compenso di avere un compito difficilissimo, perché farò solo il notaio, leggerò le domande e poi saranno i candidati a rispondere. Intanto ringrazio, è tutto dirlo, i candidati che ci hanno anche loro supportato economicamente, hanno fatto delle offerte per aiutarci a coprire le spese della serata. Prima che iniziasse la serata abbiamo fatto un'estrazione in modo che l'ordine in cui i candidati interverranno vari di domanda in domanda, questo per non dare a nessuno un ipotetico vantaggio. A questo punto incominciamo con la prima, che non è una domanda ma un invito ad autopresentarsi. E inizia Laura Antimiani. Buonasera, sono Laura Antimiani e sono candidata per il Movimento 5 Stelle di Arese. Ho 51 anni, vivo ad Arese da più di 20, sono felicemente sposata con Sergio da 25, abbiamo 3 figli. Da ragazza la mia passione per le lingue mi ha portato negli Stati Uniti, dove ho studiato, mi sono diplomata là, e al mio ritorno mi sono di nuovo diplomata qui in Italia, sempre in lingue, in liceo linguistico. La scelta dell'università è stata semplice, l'Università Bocconi, mi sono laureata in economia aziendale con una doppia specialistica in marketing e finanza. Da lì la carriera è stata semplice anche lì, con la grande passione per quello che stavo facendo. Ho fatto analista finanziaria per un istituto di credito, dopo qualche mese sono passata in una multinazionale americana dove ho potuto abbinare sia la competenza dell'inglese che quella dell'analisi finanziaria. Dopo la nascita del terzo figlio ho deciso di dedicarmi di più alla famiglia, ai miei figli e alle mie passioni. E quindi ho cominciato a vivere la città in un modo diverso, ho cominciato a dedicarmi di più all'insegnamento della lingua, di nuovo inglese e italiano per stranieri, e intanto ho vissuto con passione questa città che ha dato tanto a me e alla mia famiglia, quindi con il teatro, ho recitato in varie compagnie teatrali, ho suonato nell'orchestra e chitarra classica alla scuola civica, ho fatto la cuoca per l'informanza per l'oratorio locale, ho collaborato per la realizzazione del primo scacchi in piazza di qualche anno fa, e tutto con grande passione e con grande energia. Con la stessa energia mi sono buttata anche in questa avventura del Movimento 5 Stelle. Mi riconosco assolutamente nei principi e nei valori del movimento, e quindi ho piacere di dare la mia competenza e professionalità alla mia città. Allora, sono Pietro Lavelli, sono nato a Milano ma sono vissuto sempre ad Arese, mio padre e mio nonno sono di Arese, mia madre invece è ligure, di Sestri Levante. Ho vissuto sempre ad Arese, ho fatto la giovinezza incontrando i miei amici di sempre qui, sempre ad Arese, e da giovane ho frequentato l'oratorio come tutti i ragazzi di quel tempo. Allora già avevo, insieme con il sindaco Grandi, che purtroppo da poco è deceduto, avevo già cominciato insieme ad alcuni amici a intraprendere quella che sarebbe stata l'avventura del CCSA, e mi ricordo che la prima sede adesso dove c'era la sede degli Alpini di Roma. Poi mi sono laureato in medicina e chirurgia nel 72, e da allora, frequentando l'università e poi avendo ottenuto la convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ho fatto sempre la professione di medico di medicina generale qui ad Arese dal 1978 al 2009, e quindi mi sono occupato solo unicamente del servizio per le persone dal punto di vista sanitario. Ho raggiunto la pensione nel 2009 e da allora, avendo un pochettino più tempo e comunque interessandomi sempre di politica, perché ne ho parlato sempre nella cerca dei miei amici, mi sono messo a disposizione per la lista civica di Arese Futuro insieme per Arese, soprattutto per dare un contributo alla città da un punto di vista di non condizionamento da parte dei partiti politici, perché sono sicuro che la possibilità di fare una buona amministrazione, almeno a livello locale, ci possa essere con il contributo di tutti, anche perché comunque le proposte intelligenti vengono da qualsiasi parte, non da uno schieramento qualsiasi, ma da persone che sono intelligenti, che si mettono a disposizione per il servizio di Arese. Benissimo. Benissimo.
tutti, sono Luigi Muratori, svolgo la professione d'avvocato dal 99, sono sposato con tre figli. Sono loro che mi hanno spinto in questa avventura, mi hanno fatto ritornare la voglia di combattere e soprattutto mi hanno fatto ritornare il mio senso civico che avevo un po' lasciato andare con gli impegni del lavoro. Questo mi ha portato ad avere, a coltivare la passione per questa città e ho iniziato ad approfondire piano piano tutti i temi. Ho iniziato con una petizione per il centro sportivo, poi abbiamo costituito un comitato spontaneo dei genitori e piano piano molti altri cittadini si sono uniti fino ad arrivare ad oggi che abbiamo costituito la lista civica Arese in Testa. Io in realtà mi sento un pesce fuor d'acqua qui, perché noi di Arese in Testa siamo un gruppo totalmente diverso. I candidati che sono qui presenti provengono o da partiti politici che noi riteniamo sia la vecchia politica, oppure da persone che erano nell'ex maggioranza e hanno comunque prodotto il disastro del centro sportivo e il commissariamento della città. Anche c'è qualcuno anche qui che rappresenta una lista civica, che però io la ritengo una pseudo lista civica, in quanto è infarcita di persone provenienti dalla vecchia politica o, come si suol dire, passatemi il termine, io quello che penso, devo dire, poi ognuno ha la sua opinione. Sta di fatto che la differenza è proprio questo: noi vogliamo ridare alla città fiducia, abbiamo fatto una scelta, ci stiamo mettendo la faccia e adesso dipende da voi cittadini se volete dipende anche da voi cittadini se volete fare con un atto di coraggio votare Arese in Testa. Grazie. Sì, buonasera, sono Giuseppe Orlusa, sono il candidato del centro-sinistra e di un forum della città della lista civica che si è unita a noi. Sono da Arese dal 1977, sono sposato, ho due splendidi ragazzi che sono stati fatti più prima di 12-9 anni. Negli ultimi 25 anni, uso questo termine, mi sembra un quarto di generazione sufficiente, diciamo, come traguardo, mi sono sempre occupato di lavoro. Prima come analista di organizzazione del lavoro nell'ufficio personale da Pirelli e poi come mia controparte. Sono entrato in un'organizzazione sindacale e me ne sono occupato sia nel settore tessile che nel settore chimico. Attualmente sono responsabile del Dipartimento Crisi e del settore politica internazionale delle multinazionali. Nel campo ad Arese ho fatto molte cose, devo dire, soprattutto nel campo del volontariato. Mi sono occupato sempre sul piano volontario, nel campo della cultura, dalla scuola civica di musica, quando ancora era una scuola civica, fino alla banda, alla filarmonica, dove sono da 30 anni. Nel campo dell'ente locale, in moltissime commissioni dal 95 in poi, cito quelle che mi hanno arricchito di più, che sono la commissione lavoro, la commissione risorse finanziarie, l'accordo di programma. Nel campo, nell'ambito della comunità cristiana, io partecipo ormai da una decina d'anni al gruppo delle famiglie cattoliche e più recentemente, da un paio d'anni circa, collaboro a una costituenda associazione di famiglie solidali che si occupa del campo dell'affido dei minori. Dal punto di vista delle passioni, ho due grandi passioni, oltre ovviamente alla terza che viene prima, cioè la famiglia. La mia passione, le mie due passioni sono la musica. Io sono musicista jazz, sono in un'orchestra che, se inopinatamente dovessimo andare al ballottaggio, suonerà ad Arese, questo lo dico così per invitarmi in anticipo, se no pazienza, sarà un'altra occasione. E poi la scrittura, sto completando un romanzo che a breve uscirà in edicola, nel libreria. Sono candidato sindaco della coalizione e l'ho fatto in realtà dopo aver perso al ballottaggio lo scorso 3 anni fa, con la lui di giornale, perché sempre sono stato. Sono Gerardo Gerardi, sono candidato sindaco della coalizione. Io rappresento la coalizione PDL, Pensione Lavoro e PC, ho 67 anni,
Io ho fatto la mia storia, non è stata semplice, sono stato in Cile di Fianti, cui i primi studi l'ho fatto in Italia in Santiago, poi comunque sono arrivato in Italia, mi sono laureato in medicina e chirurgia specializzata in chirurgia generale di Milano. Ho lavorato 30 anni all'ospedale di Rho dirigendo il reparto di chirurgia prima negli ultimi 4 anni, poi sono andato a fare primario di Bollate per altri 5 anni e poi sono andato a fare primario di chirurgia a Garbagnate, contemporaneamente ero il responsabile, cioè il direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale Specialistica dell'azienda San Giulio. Diciamo il mio impegno politico è iniziato nel 2004 quando mi hanno convinto a candidarmi come consigliere nelle liste di Forza Italia. Stati 5 anni secondo me interessanti, a me dispiace solo che, una cosa che dico sempre, che in maggioranza ci si viene ancora alle mani, ma alle spalle nei voti di maggioranza piuttosto che del partito, soprattutto delle cose importanti. La mia esperienza è stata quella. Io credo che accettando la candidatura qua ho considerato soprattutto il fatto della mia esperienza come capo dipartimento. Io ho fatto anche un corso di manager alla IUN per questi motivi e credo di poterli utilizzare qui adesso. La Rese, lo reputo, è una città che io adoro, 24 anni fa sono venuti per abitare. Io credo, sono convinto che gestire a Rese non sia molto difficile da quanto abbia gestito il dipartimento. Il budget è più o meno uguale e tante altre cose. Io credo solo una cosa, non voglio fare. Vorrei soltanto che in queste elezioni la gente andasse a votare. È un senso, è un dovere per me che tutti devono avere. Buonasera a tutti, sono Massimiliano Sereni, candidato della Lega Nord. Sono avvocato, 39 anni e sono residente ad Arese. Sono stato assessore ai servizi sociali da gennaio 2011 a settembre 2011, quando sono uscito dalla maggioranza in seguito alla bocciatura da parte dei consiglieri PDL, UDC, che attualmente sono in lista con Gerardo Gherardi, la bocciatura della revoca della convenzione con Fondazione e Comune. Tra l'altro una revoca che poi ha dato corso il commissario prefettizio. Durante la mia esperienza di assessore ai servizi sociali ho preso atto di quelle che sono le difficoltà umane e tecniche nella gestione di un comune, che è sicuramente differente rispetto a quello che può essere la gestione di un reparto di ospedale, come tutti possono aver immaginato. Quello che serve ad Arese è competenza e preparazione specifica sulle tematiche che devono essere affrontate dall'amministrazione comunale. E questo non si trova in un cassetto quando si entra nella scrivania del sindaco, ma lo si trova ed è un bagaglio che si costruisce giorno per giorno anche con una formazione culturale, universitaria e sul campo che, ripeto, non si trova a strada facendo. Ho scritto anche un libro che si intitola Cambiare possibile, che è scaricabile gratuitamente dal sito internet della Lega Nord o disponibile presso i banchetti, dove si racconta quella che è l'esperienza e quelle che sono le necessità oggi del comune di Arese. Anche perché è evidente, deve essere chiaro a tutti i cittadini, che per amministrare un comune occorre tempo, fatica, devozione e anche capacità, soprattutto in un periodo in cui i tagli che vengono fatti agli enti locali sono determinanti e quindi occorrerà anche determinare quelli che sono gli interventi e le priorità di intervento. Quindi occorre una razionalizzazione dei costi, occorre quindi quella competenza e quella capacità che dicevo prima. Vi invito quindi a leggere anche il libro e scaricare il programma, perché il nostro programma è chiaramente intero, è completo su tutti gli aspetti della vita del comune e di conseguenza non abbiamo nulla da aggiungere, sono quello che abbiamo già scritto. Grazie a tutti. Buonasera, sono Erika Seber, sono la candidata della lista Gente di Arese Unione Italiana. Sono nata in Alto Adige 56 anni fa, a Campotures esattamente, e ho trascorso la mia vita e studi in Alto Adige. Sono di madrelingua tedesca e quindi forse mi dovete perdonare qualche ora, ecco, vi chiedo questo. Vivo da 26 anni ad Arese, sono sposata, ho una figlia e mi sono trasferita, come ho detto prima, 18 anni a Milano per motivi di studio. Appena terminati gli studi ho incominciato il mio primo impiego, era al Consolato della Germania, Consolato Generale della Repubblica Federale della Germania. Successivamente ho aperto una società di import-export
e ho girato il mondo. Questo mi ha permesso chiaramente di conoscere e di confrontarmi con altre culture, altre persone, altre lingue, e questo in un certo senso comunque è un'esperienza di vita, allarga l'orizzonte. Quando sono tornata mi sono sposata, mi sono trasferita ad Arese, e quando è nata mia figlia ho deciso di dedicarmi almeno per i primi anni alla sua crescita. Successivamente sono entrata nell'impresa di famiglia nel settore dell'arredamento, ho lavorato appunto nell'impresa di famiglia. Nel frattempo ho scoperto che Arese mi piace, la vita di Arese mi piaceva, e come prima diciamo il mio ingresso nella vita sociale di Arese era come membro del consiglio di circolo delle scuole di Arese. Successivamente nel 2004, dal 2002 al 2004, sono stato presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale della casa di riposo Galazzi di Smara, e in questo periodo è stato anche ristrutturato, è stato aperto anche la farmacia comunale. Dal 2004 al 2009 ho fatto l'assessore al bilancio, all'ambiente, alle politiche giovanili, ho finito e basta, grazie.